turistico. Mentre alla provincia il presidente Eugenio Dorsi sta per concludere la sua giunta con l'ingresso degli ultimi due assessori, al comune di Agrigento pare che la fibrillazione politica sia tutt'altro che terminata. Secondo indiscrezioni, infatti, sembrerebbe ormai vicino l'ingresso nella giunta Zambuto dell'UDC, con un mini rimpasto che porterebbe alla sostituzione di uno o due assessori. Non escluso tra l'altro un avvicendamento interno alla rappresentanza del Patto per il Territorio, l'associazione è nata da poche settimane che vede al suo interno numerosi rappresentanti, tra i quali quattro consiglieri provinciali, a presiedere il movimento tra l'altro lo stesso sindaco Marco Zambuto. Il primo cittadino alcune settimane fa aveva incontrato Salvatore Cuffaro e da quel giorno si sono rincorse numerose voci che parlavano di un rientro di Zambuto al partito di origine. Uno degli argomenti discussi era comunque proprio quello dell'ingresso di soggetti dell'UDC nella giunta comunale. Ma è proprio il dibattito interno allo scudo crociato a complicare il contesto, in particolare i diversi punti di vista della componente Cuffaro e di quella di Mannino. Situazione che rischia di diventare sempre più critica se l'UDC verrà messa a disposizione un'unica poltrona. A quanto pare comunque dall'amministrazione comunale vi sarebbe l'impegno e la disponibilità ad accogliere la rappresentanza UDC. I nodi da sciogliere però non sono pochi, primo fra tutti i nomi degli attuali assessori comunali che dovrebbero sacrificarsi per lasciare il posto ai nuovi rappresentanti. Thank you.